ovviamente felice Camilla, senatrice Fabbri, di aver ceduto, come ho già detto in altre circostanze, in questa bella intensa giornata marchigiana, pesarese Urbinate, alle tue appunto dolci ma insistenti pressioni perché potessimo trascorrere insieme un pomeriggio tra università, rinascimento di Urbino, i temi della ricerca e dello sviluppo del nostro sistema di istruzione superiore e la visita a questo originale, devo dire un gioiellino, signor Sindaco, Museo della Scienza, ecco, forse questo aggettivo lo metterei nella rivisitazione semantica e lessicale di un titolo che, confesso, non immediatamente fa intuire quello che si trova. La scoperta è stata assolutamente bella, affascinante, e mi induce, oltre alle molte considerazioni che avete fatto, l'ora è tarda, sarebbe affascinante per me poter sviluppare molte delle riflessioni che sono state dette, ma io mi concentro ed estrapolo dai molti interventi, soprattutto anche da quelli degli operatori della scuola, dei professori, dei dirigenti scolastici che hanno dottamente riassunto temi, problemi e prospettive, e vi ringrazio anche per questo. Tre livelli di considerazione molto sintetici. Le prime sono considerazioni di ordine educativo, le seconde sono considerazioni di ordine politico, le terze sono considerazioni di ordine finanziario, che pugna in fondo, non ne voglia il Presidente, devo dire, i corsi di comunicazione li ha frequentati, mi pare, con grande successo, il messaggio è molto chiaro e quindi, invertendo la figura classica della climax, metterò questo argomento alla fine. Partiamo dal modello educativo e partiamo dalla necessità, direi, il dovere che almeno questo governo ha finalmente sentito di rimettere al centro di un'agenda politica la riflessione su quanto, mi chiedo scusa, non ho puntato il nome, il professore prego, Olivieri ha detto, cioè il quesito, che modello educativo serve alla società italiana oggi perché i nostri ragazzi possano sostanzialmente uscire con quel sapere critico che una tradizione millenaria ci consegna in una forma unitaria, non dimentichiamolo. Questo è il paese di Leonardo, questo è il paese che sintetizza Galileo, Rossini e Raffaello, visto che sono in quest'area, mi permetterete una citazione pertinente. Quindi è il paese che meglio di ogni altro nella cultura occidentale ha sintetizzato la fusione necessaria sia sul piano dottrinale che sul piano metodologico tra scienze della natura e scienze della cultura, ma è un paese che ha anche scelto, per vari motivi che sarebbe lungo e forse anche superfluo in questa sede ripercorrere, a voi tutti credo molto noti, di privilegiare nel modello educativo classico, tradizionale, laddove la tecnologia, mi piace, la sposo subito questa idea del libro come primo instrumentum tecnologicum della scuola, diciamo, tradizionale, più la dimensione umanistica che non quella scientifica. Io vorrei partire da questo spunto perché siamo in un museo della scienza che appartiene alla rete nazionale dei musei della scienza che afferiscono giustamente al Ministero dell'Istruzione, di cui il Ministero dell'Istruzione ha una responsabilità tutoriale, anche di supporto economico e soprattutto di inserimento e di sempre più stretto collegamento col mondo della scuola. La scuola viene al museo, ma il museo va a scuola nel senso che trasferisce il risultato della propria ricerca metodologica nelle classi, dà strumenti agli insegnanti perché gli insegnanti possano diventare i primi testimoni di questo cambiamento necessario nella metodologia didattica e soprattutto è responsabile di una divulgazione scientifica di cui c'è estremo bisogno, ripeto, nel paese di Leonardo, di Rossini, di Raffaello e nel paese di Galileo. E guardate, l'8 di marzo, in una bella giornata quirinale, ho avuto l'onore di parlare a nome del governo sui temi che intertengono al mio dicastero, ho lanciato un programma che è ancora in atto, perché è un programma mensile, ma che dovrebbe accendere la prima lampadina di un lampadario che mi auguro sarà sempre più luminoso e diffuso nel paese, cioè la sensibilizzazione alla vocazione scientifica delle nostre ragazze. Lì insistevo su questo punto perché non mi sfuggirà che il 32% soltanto dei ragazzi che poi dopo i percorsi di studi scolastici scelgono facoltà scientifiche è donna.
E quindi c'è bisogno di far sì che la timidezza, diciamolo pure, anche una certa ritrosia di fronte a numeri, equazioni, processi e regole del mondo naturale, quelli che la fisica, insomma, come disciplina ha strutturato nel corso di secoli, venga superata, venga vinta e il talento scientifico si possa scovare a prescindere dal genere. Ma io oggi questo programma lo voglio estendere, quello che oggi questo programma, lo dico con un brevissimo inciso, nel dibattito internazionale è un po' la campagna per lo STEM learning, no? Science, technology, engineering, maths, e quindi tutto il pacchetto delle competenze scientifiche, teoriche applicate, che comunque deve diventare un binario privilegiato della preparazione degli studenti di tutto il mondo, non solo dell'Italia, per motivi evidenti, per motivi di bisogno, non solo di fabbisogno occupazionale, che è un capitolo comunque che a chi fa istruzione e a chi ha soprattutto una responsabilità politica in questo settore deve stare a cuore. Ma io voglio spostarmi e rimanere sul solco educativo che ho annunciato, perché la scienza è l'altra faccia di una medaglia, di un sapere unitario che ci è stato consegnato dalla tradizione occidentale, che noi abbiamo il dovere, credo, di conservare in questa sua unitarietà. Cercando però di bilanciare, anche qui la nozione di equilibrio, professore, mi permetto di trasferirla a questa missione che la scuola deve recuperare, di bilanciare le due dimensioni. Quindi un museo che ha come propria missione prevalente, non esclusiva ma prevalente, quella di dimostrare induttivamente ai ragazzi, se ho ben capito, che cosa significa avere fare scienza toccando con mano, no? Questa è l'espressione che la dottoressa dottoressa va sotto a informare piacevolmente che Francesca mi ha prima indicato: mettere le mani sulla scienza significa induttivamente apprendere qui ciò che magari il professore o la maestra o l'insegnante di materie scientifiche ha in classe invece deduttivamente, come è necessario che avvenga, dimostrato nel corso della mattinata. Quindi questa è un'attività importante, è un'attività che noi dobbiamo assolutamente incentivare, e questa integrazione di modello, primo passo che aggiungo al passo virtuoso che indicava il professore in senso educativo, deve essere quello, in una scuola aperta, in una buona scuola aperta come noi l'abbiamo concepita, di integrare questi sistemi di educazione. Il secondo punto però è un punto più politico perché dirige un ministero della complessità del MIUR, la sigla è un acronimo che spiega molto, è la filiera della conoscenza che va dalla scuola dell'infanzia alle missioni di Samantha Cristoforetti nella stazione spaziale internazionale. Significa anche porsi il problema di quale modello istituzionale, organizzativo, come loro hanno prima citato, sia necessario e come lo si debba adeguare, perché la missione della conservazione di questo patrimonio di sapere unitario, ma adeguato al nuovo cambio di paradigma, questo che diciamo per la prima volta nella storia dell'umanità mette ciascun essere umano, piccolo, adulto che sia, purché alfabetizzato, nell'alfabetizzazione di base, in condizioni di avere una pluralità di fonti informative potenzialmente infinita. Guardate, è la prima volta nella storia dell'umanità che chi insegna non deve dare indicazione sulle fonti di accesso al sapere, non deve, come dire, aprire, no, la porta, lo scrigno che già la mia generazione invece aveva avuto, ovviamente non mi fingo, sarebbe impossibile e assolutamente inutile, nativa digitale, molti di voi, mi permetto di dire, appartengono alla mia stessa generazione. E già quindi chi non è, chi è andato a scuola prima degli anni 90 ha avuto una scuola filtro, una scuola che ha, diciamo, dovuto aprire le porte di accesso al sapere indicando le fonti, mostrando le fonti, magari con tecnologie che all'epoca erano già le lavagne luminose prima e poi tutto quello che si è evoluto fino agli strumenti più avanzati attualmente utilizzati. Oggi il paradigma della digitalizzazione produce questo cambiamento strutturale.
Le fonti sono molteplici, sono simultanee e sono accessibili a tutti, perché basta, l'ho messo in borsa, scusate, ma ecco, rubo da, cioè, non posso vedere. Dalla senatrice Fabbri, basta uno strumento di questa semplicità per poter informarsi ed attingere i dati. Allora, primo passaggio, il dovere politico di riorganizzare il modello educativo della scuola è intanto quello di cambiare la modalità di trasferimento della conoscenza, di formare l'insegnante che ciò possa avvenire in maniera naturale e non con una forzatura o comunque con un adeguamento a posteriori a un processo che nella società è già ampiamente diffuso. E questo significa piano nazionale della scuola digitale. Badate, non è solo e soltanto e semplicemente dotare, e questo lo faremo, e questo lo facciamo con fondi che peraltro ho visto i numeri nella regione Marche, lo dico per inciso e per la stampa, sono significativi già ad oggi, perché è una regione attiva e reattiva, che quindi allo stimolo che il Ministero ha dato con bandi specifici per la creazione dei laboratori e degli atelier creativi a partire dalla scuola primaria, ha risposto con una domanda qualificata che quindi ha già ottenuto nelle due voci rispettivamente 2,5 milioni e 3,1 milioni, e sono cifre importanti per una regione come questa. Però non è solo questo, cioè non è solo dare l'infrastruttura materiale, è creare ambienti di apprendimento adeguati, e questo significa, diciamo, abituare anche il modello di trasmissione della conoscenza a dismettere il vecchio e comunque in certi casi ancora necessario il processo della lezione frontale, per esempio, che è una lezione che implica di per sé, per definizione, una passività di chi riceve il, come stiamo facendo in questo momento, è evidente e non ci può essere una soluzione alternativa, e alternarlo, integrarlo in tutte le circostanze necessarie con un modello interattivo che quindi, lo diceva il professore prima, metta lo studente, o meglio, sposo tecnicamente la sua definizione che mi è cara, l'apprendente al centro del processo di, educativo e di trasmissione delle conoscenze. E per fare questo, guardate, perché sono passata dall'education alla politica? Perché è necessario fare delle scelte, è necessario dire su quali capitoli in un rifinanziamento importante della scuola mettiamo risorse e quante e a quali finalità. E il governo ha fatto questa scelta, l'ha fatta rinnovando anche per sistemare, e questo non è un mistero, è un dovere istituzionale, almeno così l'abbiamo vissuto, una situazione del precariato storico che aveva prodotto anche quel, oltre ai disagi e all'instabilità nell'educazione della scuola italiana, della didattica, aveva prodotto quello che diceva lei prima, cioè il corpo insegnanti più anziano d'Europa, che di per sé, per carità, non è un fattore assolutamente negativo, ma che in una diciamo necessità di dare alla scuola quello slancio, quella continuità di processo di assunzioni, doveva diventare invece un momento superato. Ma lo ha fatto soprattutto investendo sulle nuove competenze, il nuovo piano di formazione e questo capitolo importante del piano nazionale della scuola digitale, che agirà sugli strumenti, sui contenuti e le competenze, sulla formazione degli insegnanti a partire da questi mesi, a partire da quest'estate, a partire dalle esperienze fuori dall'Italia che noi faremo fare attraverso i nostri animatori digitali, così sono stati chiamati, sono 8.000 in tutto il paese. Ecco, nelle Marche ci sono 4 centri di formazione già costituiti presso diversi licei, uno è anche a Pesaro. Ecco, tutto questo significa fare delle scelte, quindi mettere 1 miliardo di euro per i prossimi 5 anni per questo obiettivo significa dare alla scuola quella insieme di strumenti di cui la scuola oggi ha bisogno per far sì che sia il motore dell'innovazione della società e non perché diventi fatalmente, come è successo anche nel passato recente,
un vagone trainato da un cambiamento che si verifica all'esterno e che poi dentro le classi va replicato con fatica e sempre con minore, diciamo, possibilità di conquistare l'attenzione e la concentrazione cognitiva degli studenti. Su questo piano, ecco, io mi permetto di dire che l'ambizione politica di questo governo è ed è stata, in tutte le fasi che sono, ci hanno accompagnato fino ad oggi, siamo mid-term, grosso modo, di legislatura, quindi possiamo, dobbiamo forse fare un primo cauto bilancio, è stata molto alta, un'ambizione molto alta, non dobbiamo nasconderlo. La precedente riforma che si è posta a questi quesiti e li ha risolti in un modo che oggi non è più adeguato, ve lo dimostro e credo saremo tutti d'accordo su questo, ma che ha posto dei problemi di questa natura, cioè di su questo piano alto, è stata la riforma Gentile, quindi siamo all'inizio del secolo scorso. E la riforma Gentile ha creato un modello di scuola rigida che aveva un po' quelle caratteristiche della disciplinarità lineare, insomma tutte quelle cose che un po' ha riassunto il professore prima, ne aggiungo altre, ha creato la distinzione tra licei e istituti tecnici, ha dato quindi anche una struttura formativa che è stato, diciamolo, il braccio armato, pacificamente armato del processo di industrializzazione del paese, quindi ha fatto delle cose molto importanti, ha creato per la classe dirigente il liceo classico, quindi con un pensiero critico che non si basava sicuramente sul critical thinking e sul coding di cui ci occupiamo oggi, ma si basava sulla traduzione di Aristotele, Platone e Virgilio. Allora, noi di questo, dal mio punto di vista, stiamo cercando, credo con successo, di conservare il valore culturale, no? Di quel patrimonio. Cioè, noi stiamo cercando di valorizzare l'integrazione tra sapere umanistico e sapere scientifico, stiamo cercando di promuovere la divulgazione scientifica perché nel processo di diffusione del sapere nel paese, da un paese in cui la scuola era un fenomeno in Italia, e invece è un paese che ha sostanzialmente sconfitto la battaglia contro l'analfabetismo, si è sbilanciata nel corso del tempo, come ho detto prima. Ma della riforma Gentile, e uso questo come parametro di riferimento perché è l'unica che non ha agito sulle procedure ma ha agito sul sistema, noi dobbiamo assolutamente, e quello che stiamo facendo, che cerchiamo anche di fare, lo dico con un metodo come quello suo, Francesca, bottom up, cioè coinvolgendo il mondo della scuola con tutti i prezzi, anche politici, che questo comporta, ma è l'unico strumento possibile per poter arrivare al risultato. Ecco, noi di quella riforma, salvo questo che ho detto, dobbiamo cercare veramente di superare la rigidità, dando invece la flessibilità dei processi, l'autonomia significa sostanzialmente questo, dobbiamo superare il classismo, che in parte è stato superato. Il classismo intendo dire una destinazione del sapere alla formazione di una classe dirigente e l'idea che gli istituti tecnici e professionali siano in qualche modo la serie B della formazione. Questo non è più adeguato alla società di oggi e quindi la rivalutazione dell'istruzione professionale, abbiamo una delega specifica tra l'altro a cui stiamo lavorando, delle nuove deleghe che la 107 la buona scuola prevede, è uno dei punti cardinali. Ma attenzione, concludo, l'istituto professionale, ne ho visitato uno per mesi e mesi a sempre Pino De Marchi a Fermo, che compiva mi pare i 160 anni, quindi più o meno con l'Unità d'Italia, è uno dei primi istituti, ecco, dico, quel modello lì deve essere quello che serve oggi per formare professionisti che siano in grado di supportare il nuovo processo di reindustrializzazione che si basa su competenze digitali, che si basa su stampanti 3D, che si basa insomma su tutte cose che molti di voi sanno molto meglio di me. Allora, tutto questo è un progetto estremamente ambizioso, un progetto in cui noi stiamo mettendo l'anima, stiamo mettendo la testa, stiamo mettendo, credetemi senza alcun filo di retorica, molto cuore. Io credo però che solo con quello che stiamo facendo qui oggi, cioè solo con una sorta di condivisione passo passo in tutta Italia di questa esperienza, valorizzando quello che
molto ben funziona, però giustamente ha ambizione di funzionare meglio, arrivo alla pecunia in fondo, signor Presidente. Deve essere valorizzato superando resistenze al cambiamento, perché il cambiamento, diciamocelo con molta onestà intellettuale, produce sempre una resistenza. Direi che siamo universali antropologici. In quel ambito noi applichiamo una vera modalità di cambiamento strutturale, c'è una reazione prima e forse la più profonda di resistenza. Ecco, noi tutto questo lo stiamo facendo, dicevo, con passione. Credo che il filone di lavoro che avete costruito qui, superando anche una stagione di abbandono, di trascuratezza, ci incoraggia a sostenervi, e quindi questo è un impegno che mi prendo. Forse bisognerebbe superare, ma lo dico qui invece in modo estemporaneo, quindi non è un impegno ma è una riflessione, il modello del bando annuale, del bando triennale, che in fondo diventa una jade poche per piccoli e grandi musei della scienza, ma in cui non c'è condivisione di progetto, non c'è la finalizzazione delle attività che voi fate, che ribadisco crucialmente si fondano su ricerca metodologica e funzione museale, no? Ha ragione il Presidente quando dice il museo, cioè cosa ti aspetta il museo? Vai e osservi, vai e vedi, vai e ammiri. Questo non è solo un museo, no? È un laboratorio didattico che ha anche però una sua natura, una sua anima espositiva, che ovviamente non va persa, perché quel 72% di studenti noi lo vogliamo conservare, ma anche il 28% di visitatori, occasionali, ma non certo più distratti, dobbiamo comunque rispettarlo e dobbiamo incentivarlo a incontrare la scienza, incontrare la cultura. Questo, guardate, è forse l'ultima, più importante, più ardita missione che la scuola oggi deve avere. La scuola, quando dico scuola, se ne parlava prima con il rettore, lo dico nel senso del termine anglosassone education, no? Questo governo, quando parla di scuola, permettetemi di dire, lo direbbe anche il Presidente Renzi, no? Possiamo dire per l'America, non so, è education, cioè è tutto il processo di generazione, di trasmissione della conoscenza, e questo ormai è un patrimonio che noi dobbiamo valorizzare, certamente nei bambini, a partire dalla scuola dell'infanzia, certamente nei ragazzi che frequentano le nostre classi e poi ci auguriamo sempre più convintamente si iscrivono nelle nostre università, ma anche per quel pubblico che magari l'università non l'ha frequentata adulto, oppure l'ha frequentata molti anni prima, e le conoscenze scientifiche ancor più, quelle umanistiche per certi versi pure, si deteriorano, si consumano come tutte le cose nel corso della vita. Allora l'aggiornamento, il costante processo di, anch'io uso un tecnicismo, professore, di lifelong learning, è l'altra grande missione che il mondo dell'istruzione deve assumere, perché solo una società più istruita, permettetemi di dire, è una società avanzata, è una società in cui la missione che il giovane sindaco, non meno gli altri, insomma il più giovane di tutti, a cui avete temporaneamente, il sindaco Buccioni ha fatto il gesto nobile di consegnare la sua fascia e che mi ha accolto prima, insieme alla giovane assessore Chiara, hanno riassunto mirabilmente il compito della scuola per loro, nel loro punto di vista, è creare cittadini, cioè loro stessi, adulti, responsabili, attivi e quindi consapevoli del mondo che li circonda e della possibilità di assumere un loro punto di vista su quello che succede intorno. È un compito difficile, che vi devo dire. Io spero che del ministro Baccelli possa emulare solo lo spirito intuitivo che la testa dell'aria. 10 anni no, non vogliamo. Signor ministro. Ciao. Ma ci l'hai già visto, hai ragione. Grazie mille per questo piacere. Camilla, la senatrice Fabbri. Grazie. Marco.